Io sono Alberto Sazza e faccio un mestiere particolare, sono ufficialmente un antropologo, ma in realtà io mi occupo di quello che si chiama il terreno umano, quei termini tecnici moderni, uno spazio molto più ampio di quello che non è semplicemente la materia classica antropologia, che in genere è uno sguardo sull'altro, sui mondi lontani, ed è sempre stata usata in tutta la storia per lo sfruttamento. Cioè, tenete conto che gli antropologi inizialmente erano veramente al servizio delle potenze coloniali e ne costruivano l'immaginario, al punto che, guardate un po' un esempio che tocca a noi, il primo che mi viene in mente. Quando nel 1960 l'Italia concesse l'indipendenza ai Somali, fece di tutto per impedire che la votazione fosse quella dei giovani, che era la Lega più potente numericamente. Si rifece a un modello antropologico antico, che è quello dei clan. Quindi fece votare i capi clan a pacchetti, contrariamente a qualunque pratica democratica, dicendo che questo era il modo tradizionale di gestire il potere. Questo distrusse completamente la Somalia, costruì la guerra per clan che continua ancora oggi. Quindi pensando un po' com'è l'impostazione antropologica possa in realtà interferire in modo molto pesante. Analizzando negli ultimi anni, io ormai dal 68 che frequento l'Africa soprattutto, ma ho girato anche altre parti, il mio lavoro è focalizzato sull'Africa, soprattutto su cacciatori e raccoglitori, ho passato 2 anni con i boscimani o i pastori nomadi con cui convivo ormai da tantissimo tempo. Ebbene, in questi luoghi mi sono reso conto che dobbiamo assolutamente trasformare l'impostazione. Recentemente, diciamo da una decina d'anni a questa parte, mi sto occupando di spiegare agli altri, ai neri per dirlo in modo semplice, come sono fatti i bianchi. Come mai? In Sud Sudan ero stato mandato per pianificare una città da zero, non c'è nulla. E mi sono preso cura di farlo parlando con tutte le persone coinvolte, la progettazione doveva essere partecipata, tutte le cose belle. Finché venne il sindaco, un ragazzo che si era fatto tutta la guerra civile, 35 anni, molto giovane, molto assertivo, mi fa: allora Alberto, è vero che tu ci puoi aiutare a trovare quello che ci serve? Cioè, se noi chiediamo una certa cosa, quella ce la danno. E ho detto: ma sì, cioè, più o meno questa è la mia missione. Allora lui mi guarda e fa: bene, vorremmo un country club. Un country club? Un country club, perché? Ma lo sai cos'è un country club? Dice: sì, quando ero a Kakuma, un posto terrificante in Kenya dove c'erano 1 milione di profughi e dove ti davano l'acqua alla sera se la chiedevi la mattina, dice, ero appeso a questo reticolato e fuori vedevo il country club per gli operatori di pace, per i volontari, per quelli che venivano lì ad aiutarci. Ed era un bel posto, c'era l'erba, c'era un posto dove si beveva una birra, portavi i bambini la domenica, perché non possiamo avere un country club? E beh, mi è arrivato un diamante in fronte, come direbbe il colonnello Kurtz. Ma quest'uomo è un genio. Perché l'amore, la bellezza, la bontà, il surplus devono essere considerati dei lussi? Sono l'essenza di una persona. Perché dobbiamo invece sempre considerare la carità materiale come l'unica? La carità materiale, diceva un filosofo iraniano, rende l'uomo simile a una bestia. Perché è come se gli insegnasse a camminare, ma lo tenesse cieco e così non sa dove andare. Una carenza potentissima quella del benessere. Pensate che adesso in Burkina Faso abbiamo elaborato un discorso sulla parte alimentare che riguarda la serenità alimentare. Perché è sempre sicurezza alimentare? La serenità alimentare, l'ha detto loro i burkinabè, che sono bravissime persone, è un modo di stare bene con se stessi, con quello che si mangia. E questo è quello. Bene, tornando al Sud Sudan, il problema è questo. Disse al ragazzo: senti, tu non puoi avere un country club. Perché no? Disse: guarda, tu lascia stare. Se io ho da chiedere i soldi per un country club, non se ne parla nemmeno. Ma se invece chiedo dei soldi per fare un centro di riabilitazione a reduci di guerra, mi danno i soldi.
E come sarebbe un centro di riabilitazione? Beh, guarda, è un posto bello, con l'erba, c'è un posto per prendere la birra, si fa un museino perché voi siete stati deprivati della vostra cultura, dove si balla perché fa parte fondamentale del vostro essere. Dice, ma quello è il nostro country club. Sì, ma noi bianchi lo chiamiamo centro di riabilitazione per reduci di guerra. Così avremo i soldi. Allora voi capite che dobbiamo trasformare il nostro atteggiamento pietistico che dà il bisogno per scontato in Africa verso un atteggiamento molto più aperto, molto più legato a un concetto fondamentale che c'è in Africa. Gli africani sono straordinari nell'esprimere l'immateriale, ciò che non è materiale. Voi dovete prendere il materiale da una parte e lo spirituale dall'altra. Immateriale non vuol dire spirituale. Per la parte spirituale prendiamo come esempio, che ne so, i monaci tibetani, che ci sono tanto comodi. E dall'altra parte, per il materiale, noi, i materialisti. Poi cominciate a togliere un po' di materiale, un po' di spirituale, alla fine vi troverete al centro una cuspide che è l'immateriale, qualcosa che è sconnesso dai bisogni, ma che costruisce appunto serenità, felicità, modo di esistere. Una di queste cose immateriali, in realtà in Africa sta dentro le cose, e questo è buffo. Noi abbiamo una scarsa considerazione del mondo africano perché non ha la scrittura. Ci sembra assurdo che un mondo possa vivere senza registrare sempre tutto ciò che fa, come lo fa, perché, che non abbia una letteratura. Sì, c'è cioè quello che si chiama la letteratura orale, che è un simbolo in realtà, se è orale non è letteratura, non si può leggere. Però a grattare e a scoprire l'immateriale si fanno delle scoperte pazzesche. Cioè, la cosa più interessante è che gli oggetti in Africa parlano, ti raccontano di tutto. Ne faccio vedere uno tanto per darvi un esempio. Ora, questo è un martello da tappa del Congo. E serve, la tappa è la corteccia battuta, per battere la corteccia e fare gli abiti, lo usano i pigmei. Ma un oggetto elementare, semplice così, messo così di colpo si trasforma in una statua con un volto. Un volto bello, sereno, che vi riporta al discorso che la foresta produce, vi consegna ciò che vi serve per vivere, ma mantiene al suo interno una bellezza profonda, che voi ve la godete dopo aver martellato la tappa tutto il santo giorno. Se un nostro operaio di fonderia, io vengo da Torino e mio padre lavorava in fabbrica, se un nostro operaio di fonderia potesse avere alla fine del suo lavoro la serenità, la bellezza portata dall'oggetto del suo mestiere, vivrebbe una vita molto più felice, molto più contenta, molto più rilassata e potrebbe occuparsi d'altro. Ma c'è ben di più. Ci sono degli oggetti che addirittura sono cosmogonici, raccontano completamente un intero universo. Guardate questo qui è un coperchio Yoruba, popolazione della Nigeria, molto nota. Ora, bello, uno può apprezzare il colore delle perline, la parte artistica, la costruzione. Ma calma. Cioè, noi abbiamo un'idea fissa che ciò che è scritto rimane. Per gli africani è ciò che rimane. E questo è che cosa? Un piatto cosmogonico. Questo è l'universo. Dio, rappresentato dal bianco e dal rosso, che è creatore ma atarassico. Quando dico quello vuol dire, cari amici, vuol dire che lui crea e poi non si occupa più di noi. Ma come non si occupa più di noi? E quando pregate, ma no, ma guarda, Dio è Dio. Va a fare altro, cose più importanti da fare che stare a sentire le nostre preghiere. Allora Dio ha costruito un mondo di Vodun, gli spiriti, che sono una sorta di energia ad altezza stratosferica, emanati da Dio come dei coni di potenza. Da lì all'ingiù questi coni di potenza si riflettono sulle singole parti dell'umanità, che hanno degli strumenti apposta, quelli che noi chiamiamo fetici, che deriva dal portoghese fetente, tanto per capire come la mettiamo nei confronti degli oggetti africani, che sono invece degli accumulatori di questa potenza. Bene, qua si vede il Dio atarassico,
rappresentato da un colore bianco e rosso, che è il colore che mettono al collo le donne che vogliono avere il primo figlio. Quindi già lì entriamo in cose che un africano legge in africano, un nigeriano, yoruba di questo posto, non generalizziamo, vede e capisce istantaneamente, come noi capiamo la leggenda di Cappuccetto Rosso, cioè vediamo una bambina con un cappuccetto rosso e sappiamo tutta la storia, lui vede bianco e rosso e sa tutta la storia, semplice. Poi Dio produce due gemelli che sono ermafroditi, di nuovo interessante questo perché ci porta a un discorso complicatissimo che faremo subito dopo, sulla complementarietà. Ricordatevi la parola, complementarietà. Bene, questi due esseri spirituali mandano i famosi coni, che sono rappresentati qua, i famosi coni di potenza sulla Terra, e creano la Terra stessa tramite l'uso delle acque rappresentate dal serpente, che è il famoso dio serpente Jambalà. Quindi, immediatamente, appena si vede un serpente, si pensa all'acqua, appena si vede l'acqua, si pensa al serpente, si vede uno zigzag, si pensa tutto messo insieme. Ecco dove delle decorazioni su degli oggetti immediatamente raccontano una storia, un proverbio, una legge, un qualcosa che in quel momento serve. Le due figure fatte da Avorio di Facocero sono invece le due serve di Eshu, che è il dio dell'energia, ecco, l'energia entra in circolo quindi per mettere in piedi l'universo, e hanno una le mani sul seno e l'altra invece le mani su un piatto di divinazione Ifa che tiene davanti al sesso, quindi di nuovo si entra la sfera sessuale, che è quella della costruzione della famiglia, della vita uomo-donna. Un operatore di pace, un volontario, un medico che vada a fare le sue operazioni, che arriva in Africa, vede questo, dice: bell'oggetto, magari lo compra per portarselo come souvenir, ma non si rende minimamente conto di quanta ricchezza verbale c'è all'interno di questo. Voi capite che abbiamo passato 10 minuti a parlarne, potremmo andare molto più a fondo nel discorso di questo genere. E questo è il mondo di quelli che io chiamo gli ontogrammi, ovvero le cose che parlano. Veniamo adesso a questo discorso della società e della sua complessità. Naturalmente la banalità di dire che il linguaggio degli africani è semplice, che non lo fa più nessuno, cioè, ormai siamo tutti consapevoli che in Africa le società sono altrettanto complesse come le nostre, a mio avviso sono anche di più, in quanto ci precedono regolarmente. Noi tutti arriviamo dall'Africa, quando lo dissi nel nord del Kenya, dove sto per andare a lavorare, a un gruppo di pastori, e dissi: guardate che proprio l'umanità è nata qui, cioè ci siamo sviluppati nel Rift Valley. E una vecchietta ha alzato la mano e fa: ma proprio qua nel mio villaggio? Non proprio qua, ma insomma lì vicino. Arriviamo tutti di lì con quello che è buffo, che gli africani talvolta hanno anche un dubbio a riguardo. Io mi ricordo di aver parlato dell'evoluzione umana, di come, fino a prova contraria, noi tutti arriviamo da lì, siamo tutti africani, io di un colore un po' chiaro, ma altrimenti nero sono. Vedevo gli scienziati africani, quei pochi che c'erano, che storcevano un po' il naso. E quando io ho detto: ma scusate, mi stiamo cercando di tirare sul vostro paese, il vostro continente. Lui fa: già, sempre a noi la parte degli scimmiotti ci tocca fare. Bravo, effettivamente, il discorso regge. No, non era quello che volevamo, volevamo dire che la tecnologia, le prime asce a mano, che sono la prima forma di elaborazione di un pensiero molto complesso, che prevede la simmetria, che prevede operazioni del secondo ordine, algoritmi tali pari a quelli delle radici di meno 1, sono state fatte in Africa più di 1 milione di anni fa. L'arte rupestre nasce in Africa, dalle visioni degli sciamani, cioè una quantità enorme di cultura. Poi gli africani sono arrivati in Italia, in Europa, in Spagna, tramite il Mediterraneo. Quindi noi siamo un derivato, non infetto spero, degli africani. Ora, quando sono arrivati gli africani 60.000 anni fa in Europa, hanno fatto fuori i locali, diciamolo a quelli della Lega, se loro si fanno venire delle idee,
sui migranti, ecco. Ma potrebbe ricapitarci se siamo troppo attenti. Il fatto è che quindi dall'Africa si ha una pulsione continua di enormi innovazioni. Questo è il lavoro di un antropologo che fa attenzione non soltanto alla cultura, ma anche a tutta la parte biologica, che è la mia fortuna. Io ho lavorato sia nel campo biologico sia nel campo culturale. Perché l'evoluzione umana ci insegna che c'è questo continuo spingere degli africani verso l'esterno. E gli africani è come se avessero tutto il mazzo di carte, da un punto di vista DNA, comportamenti, potenzialità, variabilità. Perché noi siamo i 3, 4 e i 2 di picche usciti dal mazzo e venuti in Europa e ci siamo rifatti dai 3, dai 2, dai 5, non potremo mai allargare la faccenda. Invece dall'Africa continua a arrivare innovazione. L'immateriale è una di queste. Come vedete l'antropologia porta molto lontano, non vi lascia tranquilli, non si limita all'analisi dell'oggettino o della cultura, ma deve potersi inserire in un concetto molto più ampio. E questo concetto potrebbe essere: quali sono i vettori che mettono insieme tutte le società del mondo? Sono partito da questa cosa qui, da un incontro sempre in Sud Sudan, evidentemente è stato un momento un po' drammatico, ma significativo. Studiando le varie lingue africane mi sono reso conto che in pochissime c'è la parola povero. È sorprendente. Quando ho chiesto, ma come non avete la parola povero? Perché in Africa non ci sono i poveri. Ma come non ci sono i poveri in Africa? Ma quando mai? Beh, qui in Africa se sei povero sei morto. Non ci sono gli ammortizzatori economici che ti tirano. Cioè, se sei povero non hai di che vivere, quindi non vivi. Lineare. Cioè, veramente illuminante anche questa. E alla fine sto ragazzo che aveva 18 anni, tutti vissuti in guerra civile, e dice, guarda, ho trovato, noi quando c'è un modo per dire povero nella nostra lingua, che era un dinka lui. Dice, povero è colui che non può aiutare e non può più essere aiutato. Vedete che è una definizione di una linearità fondamentale, cartesiana direi, e parla soltanto di relazioni, non parla di denaro, non parla di possedere delle cose, parla di relazioni. Il problema di fondo è che la crisi internazionale ha perso le relazioni, non ha perso il denaro è dappertutto, anzi ci sono al mondo 5 volte i denari per comprare qualsiasi cosa, ma invece l'idea di come mettere insieme le persone si sta perdendo. E gli africani in questo sono ricchi invece. Allora sono andato un po' più a fondo e ho identificato 4 vettori. Uno è la condivisione. Ora, possiamo dire qualunque cosa del mondo africano, ma non che non condivida. Cioè, è impensabile. Questo stesso ragazzo prima mi diceva, ma lo sai perché voi avete lo sviluppo e noi il sottosviluppo? No, gli ho detto, no. Da bravo paternalista quale tutti noi siamo, su bambino, dimmi tu, dice, vedi, noi condividiamo tutto e quindi non possiamo svilupparci. Voi siete fortunati perché siete egoisti, uno fa i soldi e fa lo sviluppo per tutti gli altri. Che è di nuovo un'analisi molto coerente, molto chiara. Allora, la condivisione va recuperata. Tutti ne parlano, tutti sono convinti di sì, non sempre si fa. Dobbiamo un po' fare attenzione al discorso del dono, che è in gran recupero, però attenzione perché il dono potrebbe essere sbilanciato in funzione del donatore, no? Cioè, oppure come spesso si dice, questo nostro incontro ci arricchisce enormemente, io dico sempre che sulla miseria non ci si deve arricchire neppure spiritualmente, tanto per mettere i puntini su lì. Tralasciamo quindi la condivisione. Veniamo a un secondo punto, reciprocità. È molto importante che gli esseri umani riconoscono il valore dell'altro, ma non in modo succube, alla pari. Quindi ciò che avviene a me deve avvenire a te in modo reciproco. Esempio banale, io andavo a piedi in mezzo al lago Turkana, sulle rive del lago Turkana,
cammino ancora sulle acque, ci riuscirò prima o poi, ma adesso non ancora. Allora ero sulle rive, che erano infernali, con un gruppo di Turkana. E al mattino gli svegliavo dicendo, ehi, Turkana group, let's go, Twende. E allora vedevo che si ingrugnivano un po', e detto, ma scusate, perché non vi prendo in giro? Cioè, già, ma voi possiamo chiamarvi Italian group? E certo, ah, ma allora abbiamo scoperto in modo elementare la reciprocità. Cioè, non devi assolutamente pensare che quello che l'altro fa o ha per te, tu non debba fare o avere per lui. Quindi l'unica cosa che devi fare è costruire uno spazio neutro in cui negozi le identità, perché si è reciproci, ma fino a un certo punto. Quindi questo spazio neutro va costruito sempre, quindi non è guardarsi uno allo specchio, non è, ma invece bisogna trovare un luogo dove tu molli e io mollo. In quel modo lì costruiamo una nuova identità differente. E qui arriviamo ai due punti più complicati. Per fare questo, per avere la condivisione, bisogna essere compatibili. Può sembrare una banalità, ma non è. Compatibilità è una parola che stiamo dimenticando, se non per i sistemi informatici, che guarda caso sono cervelli elettronici nelle vecchie diciture. Per poter stare assieme, per poter pensare e vivere, occorre che tu e io abbiamo un codice comune, quindi che siamo compatibili, che in qualche modo riusciamo a parlarci, che in qualche modo riusciamo a costruire un qualsiasi sistema che scambi informazioni. Ecco dove la compatibilità è fondamentale. Cioè tu non puoi avere lo spinotto diverso dal mio, altrimenti tu cercherai costantemente di innestare addosso a me uno spinotto che non va. La tragedia nostra dei telefoni cellulari, che io non posseggo perché non ci tengo a partecipare alla guerra mondiale d'Africa per il coltan, ricordatevelo. Questi spinotti ormai per ricaricare i cellulari sono tutti diversi, ci vogliono centinaia di diversi sistemi. Assurdo. Questo crea separazione, crea rifiuti, crea danno. E delle persone uguali. No? L'incompatibilità tra le persone, vecchio concetto, ma da riprendere, costruisce solitudini, costruisce danni sociali, costruisce individualismo senza senso. L'ultima cosa è la più difficile, è la complementarietà. Dobbiamo ragionare in questi termini. Io spesso chiedo perché mai dovremmo accettare nel nostro mondo i migranti. Allora, quelli che non li vogliono hanno delle risposte molto chiare e precise, sanno che cosa si dicono. Quelli che invece li accettano, per carità, li accolgono anche, parlano di tolleranza, parlano di rispetto, parlano di bontà, tutti concetti un pochettino viscidi se ci pensate. Tollerare è una parola terribile, perché significa già, ah, è qua, tolleriamo. No, rispettare è già un po' meglio, però significa comunque che io sono quello attivo e l'altro è sempre quello passivo. Allora, su questa faccenda dei migranti, invece, io ho scoperto, mi sono guardato un po' dentro, e ho scoperto che mi mancano. Mi mancano come mi manca una moglie, adesso ce l'ho da tantissimi anni, ma mi mancano come mi mancano i figli, come mi mancano gli amici, mi mancano perché io non ho tutto, non ho tutti i valori, non ho tutte le ricchezze, non ho tutte le cose del mondo, e soprattutto non ho tutte le idee del mondo. Allora questa mancanza da mondi molto lontani è una forza pazzesca, perché mi manda verso di loro e loro mi manda loro verso di me, anche se tutti pensiamo che sia solo miseria, ma in realtà non lo è. Io ho avuto in casa afghani, darfuriani, tutta gente che sì è scappata da situazioni molto gravi, ma in fondo con un obiettivo, con una mira che non era soltanto il benessere economico, era proprio quella di dire, beh, siamo usciti, adesso è meraviglia, andiamo a vedere come è fatto il mondo. Guardate che gli stati hanno 200 anni, prima non esistevano, cioè non c'erano i confini e tutte le popolazioni si spostavano. Vedete, nessuno scienziato, antropologo, troverà mai un epsilon piccolo a piacere che separa una comunità umana da un'altra. Siamo contigui, siamo costantemente contigui, no? Il nostro DNA è praticabile in tutto il mondo, per cui non ha alcun senso inventare le tribù, che sono molte volte pure
invenzioni degli antropologi. Non ha senso inventare i gruppi, non ha senso inventare l'altro, nemmeno per andare verso l'altro. Ha senso dire, beh, siamo tanti, cerchiamo di essere compatibili, quindi da poterci intendere, ma lì capiamo subito che a ciascuno dei nostri gruppi mancano dei valori, che troviamo altrove. Tutta l'umanità è come se stendesse delle bandierine, tutti i valori lì, e ogni tanto dei gruppi si riuniscono e formano dei gruppi umani, no? Con tante 3, 4, 10 bandierine, ma non tutte, mai tutte. Nuovi valori arriveranno e saranno interessanti. Allora, questi quattro fili, condivisione, reciprocità, complementarietà compatibilità, sono deboli, ciascuno, veramente deboli, ma se voi li intrecciate, fate un'operazione di cablaggio, costruite una treccia sociale molto resistente, che è quello che si cerca di fare nei nuovi programmi di sviluppo. E ora di finirla con la distribuzione del cibo. Mi spiace signore, è un danno pazzesco, i Mali da anni ci stanno chiedendo di non distribuire più il cibo, perché è crollata tutta l'agricoltura locale. Spero presto di lavorare in Burkina Faso a programmi alimentari di questo genere, sulla famosa serenità alimentare. Smettiamola di pensare che con l'adozione a distanza abbiamo risolto tutti i problemi. Smettiamo anche di pensare che con l'educazione, quale educazione? Se una scuola non fa un nomade migliore, non è una buona scuola. Non è che saper leggere e scrivere sia funzionale. Guardate che ad esempio in Kenya, quando fecero la scuola obbligatoria, svanirono i bambini dove lavoravo io, perché i pastori nomadi hanno bisogno dei bambini per guardare le pecore, il piccolo bestiame, loro si occupano dei cammelli e delle mucche. E me lo dissero dei medici, che dicevano guarda che non ci sono i bambini che vengono all'ospedale, stanno bene tutti i bambini da queste parti, no guarda sono tutti in montagna, sì stanno anche bene, ma sono tutti in montagna a fare il loro lavoro. Se voi strappate i bambini dalla pastorizia per mandarli a scuola, avete costruito un enfisema, non respira più il sistema, non c'è più movimento, non c'è più la possibilità di avere la suddivisione del capitale animale nei modi giusti, e quindi muore un intero sistema di vita. A quel punto sì, quelle persone avranno bisogno di cibo, perché non sapranno più come produrlo, anche se adesso sono autosufficienti. Quindi occorre inventare dei pacchetti educativi che siano consoni alla cultura di riferimento. Scuole mobili, maestri della stessa cultura che si aggirano con le lavagne sulle spalle, biblioteche mobili. Si stanno facendo questi tentativi, ma sono molto pochi. Ma soprattutto, un paio di anni fa mi è successa una cosa interessante. Sul lago Turkana, dove vivo dove passo molto tempo, diciamo dal 74, una piccola comunità di pescatori del Molo mi ha avvicinato, sono 800, quando li ho incontrati la prima volta erano 72, erano chiamati la più piccola tribù d'Africa, poi tribù è una parola sbagliata, perché è una parola scozzese come clan, però la usiamo per comunità, no, sono un gruppo umano che si è un po' ritrovato lì e ha cercato di campare in isolamento. E sono sempre stati denigrati enormemente da tutti i gruppi intorno che sono invece pastori e che quindi chiamano mangiapesce con disprezzo questa gente, gli hanno fatto perdere la lingua completamente, tutti i loro costumi, adesso si sono praticamente trasformati in brutte copie dei pastori. Beh, questo gruppo qua è venuto da me, nella persona di alcuni rappresentanti, sapete, una piccola comunità così, basta una decina per essere significativa. E mi hanno detto, Alberto, devi aiutarci a riabilitare la nostra cultura. Tu c'eri qua tanto tempo fa, ne sei più di noi, perché hai studiato. Ma come parlate di cosa dite? Guardate che queste persone mi hanno detto una frase importantissima. E hanno detto, vedi, senza cultura la mia gente va morendo, non ha più interesse a vivere. Voi ci aiutate moltissimo sull'aspetto economico, ma se noi risolvessimo il problema culturale, recuperassimo un po' della nostra lingua, il nostro modello di pensiero, certe tradizioni,
problema economico lo risolveremmo subito, perché siamo vissuti qua talmente tanto che non è che abbiamo tutti quei problemi a inventarci qualcosa di nuovo. Ma per inventare qualcosa di nuovo dobbiamo avere la nostra cultura. Ecco il colpo violento. Pensate alla crisi internazionale del 2008 fino a oggi. Tutti i disinvestimenti sono stati sulla cultura. Ora un piccolo gruppo di sgangheratissimi El Molo sperduti sul lago Turkana mi viene a proporre una soluzione praticabile. Ma investiamo tutto sul mondo culturale. Ecco dove la versione dell'antropologo si trasforma. Appunto, prima raccontavo come erano fatti i neri ai bianchi. Adesso per fortuna vado dai neri e racconto come siamo fatti noi, in modo che possano guidarci. Pensate alla trasformazione di paradigma. In maniera tale che queste idee che loro propongono a getto continuo vengano accettate da noi. Ma occorre costruire quella famosa compatibilità. Cioè quello che loro propongono deve essere comprensibile. Allora lì ci stiamo inventando un mondo assurdo, su un'isola sacra, piccolissima, aspra, dove ci sono soltanto tre o quattro altarini, si inventerà una sorta di monumento alla loro cultura, prodotto da loro, inventato da loro, usando i sassi di lì, tecniche innovative, una sorta di astronave che non c'era prima, perché non dobbiamo piantarla lì, dell'antropologia che difende il tempo che fu. L'antropologia deve pilotare il cambiamento, deve proporre soluzioni nuove, accettare quelle nuove che vengono da altre parti e costruire cose del tutto inesistente. Cioè, è veramente un lavoro fantastico se lo si prende così, altrimenti è semplicemente una mera trasposizione di schemi mentali occidentali con parametri africanoidi che porta poi dei grandi danni. Ma se invece si sta attenti, ecco perché mi chiamo analista del terreno umano, perché è più militaresco per certi versi, però sappiate che gli antropologi inseriti in Afghanistan dagli americani nelle loro truppe hanno fatto sì che in alcune brigate gli scontri a fuoco si riducessero del 60%. Ora, il lavoro sul terreno dell'antropologo deve essere il più sporco possibile, capite? Cioè, io se ho un incarico devo andare giù, devo imbrogliare, devo spostare, devo far sì che non succedano le guerre, che non succeda la carestia. E non mi importa se cosa significa sporcarsi le mani, facciamolo pure. Vi faccio un esempio ridicolo, ma interessante. Proprio sempre a sud del Turkana c'erano due tribù, uso anche io la parola tribù, ci capiamo. I Turkana e i Samburu, che si facevano guerra da 30 anni. Morti di qua, morti di là, poi lì funziona il prezzo del sangue, quindi ogni volta che ne ammazzi uno, devono ammazzarne due, e non finiva più. Ero con un amico missionario, morto purtroppo, un sant'uomo, ce ne sono anche lì in mezzo, che mi ha detto: senti, dobbiamo fare qualcosa. Io ho detto: hai ragione, ma come possiamo fare? Ma guarda, questa qui è gente che ha una fame atavica, facciamo l'agape. Dico: cos'è? E dice: è il banchetto comune. Ma perché no? Allora abbiamo scelto il posto, che era un luogo dove era morto un santone dei Samburu, che era stata la causa di tutta questa faida progressiva. Arrivano tutti, abbiamo comprato una mucca, qualche tonnellata di polenta, perché sono soldi pochi, fame tanta, e allora ci ha messi lì, stavo preparando, squartata la povera bestia, arrivano gli anziani Samburu, gli anziani Turkana, anziani significa uomini con famiglia, ecco dov'è il problema complementarietà, uomo-donna, non scendete mai donne, uomini, vecchi, bambini, cioè lì è un tutt'uno, mettetevelo ben chiaro in te. Lavorate sempre sul gruppo allargato. Bene, arrivano costoro, che erano poi i rappresentanti comunque, e i Samburu dicono: noi qua non mangeremo mai coi turcani, perché non avete fame. No, la fame ce l'abbiamo, però siamo troppo vicini al punto della tomba del nostro santone. Se noi mangiassimo insieme ai turcani davanti alla tomba, significa che facciamo pace. E noi non vogliamo fare pace. Ho detto: ah sì? E quale distanza è più o meno quella di quella? Ah beh, insomma, più o meno un chilometro dietro quegli altri. Va bene. Allora prendiamo pentolone, polenta, carne e spostiamo tutto in là. Sì. Trotum, trotum, trotum.
adesso naturalmente è tardi, signori miei, non potete mangiare, mangiamo domani, va bene. Di notte ho trascinato il tutto all'interno del cerchio magico, del chilometro. Al mattino alle 8 ho già cucinato un po' la carne, sì, un profumo tremendo. Sono arrivati tutti in Turkana, Sambura a mangiare, all'epata, bum, 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 distruggono tutto quanto e poi un vecchio Samburu mi guarda, ma noi siamo all'interno della distanza. E dice, sì, stanotte sono arrivate le iene, ho detto io, dovevo pur spostare la carne per... e l'ho portata qui dentro, così almeno, insomma, era al sicuro, poi non ci ho più fatto caso. E adesso si tocca fare pace con i Turkana, boh, se vi tocca, vi tocca. Potete crederci, ma per 3 anni non si è più sparato nessuno. Certo, loro continuano a rimproverarmi di essere un imbroglione. Quando sono caduto giù da un canalone hanno detto ti sta bene perché Dio che ti ha punito, perché così smetti di fregarci. Però questo è il nuovo lavoro dell'antropologo, mi capite? Io voglio che non capiti niente, che non capiti niente di male. Il guaio grosso è che la prevenzione non è scientifica. Non potrò mai dimostrare che è vero che quella mangiata ha impedito la guerra, perché non posso fare l'esperimento contrario. Scientificamente non va, però io ci credo un po'. D'altra parte, quando non succede niente, faccio bene il mio lavoro, io perdo il posto, perché dicono, cosa stai a fare lì? Non capita niente, vieni via. Si guarda che è tutta la rete di relazioni, gli incontri, i meccanismi. E noi europei non siamo abituati, abbiamo gli indicatori. Pensate che un ospedale messo su dagli europei in Africa, a parte che li ho visti senza acqua, bellissimo, bellissimo ospedale in Somalia, gigantesco, meraviglioso, non c'era un fiore, perché gli svizzeri si erano dimenticati che un ospedale senza acqua non funziona bene, credo. E comunque sia, gli ospedali hanno come indicatore il numero di malati che vi afferiscono. Io faccio sempre delle risse con i medici, perché dico, ma scusate, state producendo malattia, perché? Aumentano i numeri di malati che voi curate. E dice, vabbè, ma questo qui è bene perché l'ospedale funziona bene. No, l'ospedale funziona male, perché dovrebbero diminuire i malati. Cioè, ognuno di noi che fa l'operatore sociale o antropologico o umanitario in Africa dovrebbe prevedere il suicidio. Vai lì sperando di non essere più utile mai più nel più breve tempo possibile. Se invece il tuo indicatore di successo è il numero di malati che hai, o il numero di morti di fame, o il numero di cibo distribuito, che implica che ci sono dei morti di fame, significa che tu stai lavorando molto male. Non solo stai lavorando male, stai lavorando per te, che è il peccato peggiore che tu possa fare quando ti avvicini a questi morti. In sostanza, credo che ci voglia una quantità di innovazione teorica, pratica, comportamentale, ci va una disciplina pazzesca per fare questo tipo di lavoro, ci va una disciplina sul campo rigida. Io qui sono un ubriacone, lì non bevo niente, mangio quello che c'è, metto il muso nell'acqua, cerco di convincere tutti che bisogna fare così, che i volontari non devono farsi vedere o farsi leggere come puttanieri e ubriaconi, come invece succede. E quando ho scritto un articolo a riguardo intitolato Dannate ONG, è successo il finimondo. Uno di questi presidenti di una ONG con cui io lavoro, peraltro, mi ha detto, Alberto, tu non puoi dire così. Io dico, ma l'ho appena detto, quindi posso farlo. Ah no, ma sì, ma non devi, perché non devo? Dice, sono d'accordo con te al 100%, però se tu dici queste cose, il ministro non ci dà più i soldi. Io dico, meno male, se stiamo facendo cretinate, se stiamo facendo cose criminali, meno male che non ci danno i soldi per farlo. Quindi innovare anche proprio il proprio modo di comportarsi. Ma quando ho fatto una lezione del genere all'università, una ragazza si è alzata e fa bellissima questa cosa dell'etica, ma quando ce la insegnano non è in programma, ci dica un po' lei dove la troviamo nel libro, perché non esiste più nell'aria attorno a noi la trasmissione dell'etica, siamo diventati incompatibili con noi stessi, una cosa comica, ma è così, cioè non riusciamo più nemmeno a cogliere il fatto che quando ero bambino io nessuno mi ha insegnato a non rubare, era nell'aria. E così è molte volte nelle società più semplici, cosiddette più semplici, dove si vive più uno a contatto dell'altro, con dei vantaggi e degli svantaggi. Attenzione, nessuno sta idealizzando l'Africa, mai.
No, sono persone. Vedeteli come persone. Ma dovete arrivare, se siete bravi, al punto in cui dovete dire tu sei un cretino. Bisogna saper litigare con gli africani, perché altrimenti siete dei razzisti. E viceversa. Dovete arrivare al punto in cui non vedete... Noi abbiamo fatto un esperimento con un bambino bellissimo, un bambino di 3 anni italiano, appena arrivato in Kenya l'abbiamo portato a un asilo, l'abbiamo lasciato lì a fare la scuola insieme agli africani. A un certo punto gli dice, ma sei un'amica tu? Sì, come si chiama? Giovannina, oh bella Giovannina. E Giovannina com'è? Bianca e nera. E lui ci guarda. Giovannina è una bambina. Ecco, se l'antropologia vi insegnerà mai un giorno a vedere le cose in questo modo, l'antropologo avrà avuto successo, avrà un senso che esistiamo, avrà senso che continuiamo a lavorare. E adesso vi dico arrivederci, perché sto partendo per il Kenya, andare a lavorare con i disgraziati del Molo, sperando che mi diano una mano a riorganizzare il loro universo e la mia mente.